Garbuio. Avanza indisturbato fino alla cerchiata del centrocampo, poi un campanile splendido per lo scatto del compagno che entra in area di rigore, va col diagonale, Salzano in due tempi, prima occasione del match. Da numero 2 avversario, di nuovo Cecchina in porta, Salzano la respinta, vantaggio Cecchina con termine, tapin vincente 1-0. Il mancino, la traversa pazzesca, poi sulla respinta l'1-1 del Torino. Di nuovo il Cecchina. Punta l'area di rigore, ci entra, pallone dentro, bella la chiusura, poi c'è un tocco e c'è anche il calcio di rigore, tocco di mano. Parte Termine! Spiazza Salzano con un piattone bellissimo ed è 2-1 Cecchina. Ecco, adesso fischia il direttore di gara. Palla corta per Termine! Di poco a lato. Sofia, Procopio, Cenicola all'interno dell'area. Eccolo il cross che arriva puntuale, lo stacco di Sofia, la palla sfila alla destra di Riganelli. Dezzi sfida Cenicola, Dezzi la rimette dentro, la chiusura momentanea, poi il pallone ancora è buono per il miracolo di Salzano che dice di no. In aria, palla che sfila la girata di Cenicola, per poco non trova l'angolino. Si è mosso Rossi che va in mezzo a Cenicola Belardelli. Rossi in qualche modo riesce ad andare al cross. Altro miracolo di Salzano, incredibile. Ecco il fischio. Gingillo scavalca la barriera, altra traversa. È incredibile il 2-2 di Angeletti. Una fotocopia rispetto al gol del pari. L'arbitro espelle Luca Salzano del Torino. Batte l'angolo Gingiro, la palla passa! 3-2! La rimonta del Torino è completa! Esulta Procopio! Cecchina in avanti con Costantini, la spizzata di Sambucini, ancora il numero 8 in mezzo a 2. Gioco di gambe, poi il tiro di Termine. La palla alla sinistra di Hoffman. Parte Termine, supera la barriera, bellissima parata. La palla ancora buona per Di Felice che la rimette dentro, poi Polisini può liberare. Fabbri. A spazio, tenta il tiro, diventa buono il pallone per Di Felice. Calcio di rigore per il Cecchina. Calcio di rigore. Parte il 10. La parata pazzesca, poi respinta, palla fuori, festeggia il Torino. Sale Gingillo che sfida Fabbri, lo supera anche, bravo Gingillo che può andare verso l'area di rigore, dall'altra parte c'è il compagno che la stoppa, poi va al destro, Borrelli la mette in angolo. Parte col mancino, Borrelli la respinge con i pugni. Termina qui l'incontro, il Torino in 10 e espugna il campo del Cecchina, vince 3-2, dal comunale è tutto, un saluto da Rialdo Amadio.